Allora, questo sarà il mio primo e ultimo unboxing, ma da malato di Ritorno al Futuro quale sono, non potevo non farlo. Dopo 2 mesi di attesa è arrivato il Plutonium Edition del Doctor Collector. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, si inizia subito bene. Targa della DeLorean, anche un po' bruciata, dopo il primo viaggio nel tempo. Fantastica. Targa del futuro della DeLorean. Bellissima. Poi c'è la barra di plutonio che viene inserita nella macchina, questa clamorosa proprio. Pezzi forti, bellissima, bellissima. La foto con Marty e i fratelli, fratello e sorella che scompaiono. Queste sono le fish del casinò di Biff del 1985 alternativo. Madonna mia. Ah, si inizia subito prepotentemente. Allora, ci sono 3 pacchetti dentro, anzi addirittura 4 pacchetti. C'è la busta del 2015, il sacchetto giustamente in plastica, negli anni 80 c'era la plastica go-go. Poi c'è la busta del 55 e la busta del 1885. Andiamo dal futuro indietro nel tempo. Allora, anzi no, apriamo prima quella dell'85, andiamo in ordine cronologico. Spilla per rileggere il sindaco Goldie Wilson, volo forte. Salvate la torre dell'orologio, quella che aveva addosso la signora per far filmare. Ah, bellissimo, bellissimo. Bigliettino da visita di Doc M. Brown. Ancora più bello. Questa è la nota che Strickland dà a lui. Slacker sarebbe fannullone, come il padre. Questo è il segnalibro del libro di George McFly quando ritorna. Tutto figo. Poi c'è una mappa di Hill Valley. Tutti i negozi di Hill Valley, uno per uno elencati nella mappa. E poi la pubblicità del Twin Pines Mall dietro. Cioè, salvate la torre dell'orologio. Nel volantino poi dietro c'è anche scritto il numero di Jennifer, proprio come nel film. E qui cosa c'è? Questa busta qui fantastica, la lettera che Marty scrive a Doc, glielo avvisa della sua morte. Veramente, veramente tanta roba. Andiamo nel 1955. Una foto dei 2 piccioncini, dei genitori di Marty. Volantino Incanto sotto il mare, il ballo. La mappa di Hill Valley. La mappa di Hill Valley del tempo. Che bella la pubblicità del Lion Estates, dove andranno a vivere i genitori di Marty. Bellissimo, fantastico. E tutti i negozi ovviamente. Foto di Lorraine. Il menù del Lou Caffè, dove lavorava Goldie Wilson. E il disegno che fa Doc dopo che batte la testa nel flusso canalizzatore. Andiamo nel futuro. Nel futuro, questa busta qui, che è quella dove Marty compra l'almanacco, c'è la pubblicità semistrappata dell'Overboard e anche del Pitbull, che è quello che usano gli scagnozzi del figlio di Biff, Griff. La ricevuta dell'almanacco. Bellissimo, c'è cioè lei è licenziato e viene mandato a Marty McFly. Questo è il sottobicchiere del caffè 80. Sottobicchiere del caffè 80, fantastico. Un adesivo del Mr. Fusion che serve per viaggiare nel tempo, che Doc monta sulla DeLorean. Giustamente una mappa olografica di Hill Valley del futuro con la velocità dello squalo. Il,
la pubblicità del caffè 80, bellissimo. Bellissimo. Sempre mattina in America. Anche nel pomeriggio. E poi vediamo se c'è qualcos'altro nella busta. No, la busta del futuro è finita. Andiamo indietro nel 1885, vediamo cosa c'è qua dentro. La foto della lapide di Doc, dove c'è la sua morte, ma è cambiato, se non avete visto il film, cavoli ospiti. Il volantino di Buford Cane Pazzo Tannen. E poi c'è la mappa di Valley del Tempo. Ogni cosa c'è una mappa. Fantastica! E infine c'è la mappa dove Doc nasconde la DeLorean per farla trovare a Marty. Questa è enorme, è ancora più fantastica. Che dire, follettine, follettine. Non so quanto ho speso, non credo tantissimo, però vale la pena perché oggetti pazzeschi. Box è bellissimo, in alluminio, credo che... No?